Allora, ci prepariamo per le ultime 2 settimane di corso. Questa settimana e la prossima settimana saranno settimane complete, quindi ci sono tutte le lezioni e tutti i laboratori previsti. Ovviamente, dopo questa settimana, il resto del tempo sarà dedicato, di fatto, tutta l'ultima settimana sarà dedicata a fare esercizi in vista dell'esame, quindi svolgiamo esercizi presi, tratti da temi d'esame precedenti, sia in aula sia in laboratorio, no? Vi proporremo testi di questo genere, così non è una novità, nel senso che praticamente tutti gli esercizi che abbiamo fatto fin dalla prima settimana praticamente sono dello stesso tipo, della stessa tipologia che vi trovate all'esame. La differenza vera, ma in realtà in laboratorio su questo vi abbiamo già fatto lavorare. La differenza vera è che all'esame dovete sviluppare le varie parti di uno stesso progetto. E quindi oltre al, per dire, fare bene il modello concettuale oppure fare bene il modello di processo, questi due devono essere ben correlati tra di loro. Quindi è molto importante lavorare anche sulla coerenza tra questi. Però appunto, come dicevo, quest'anno sia portando avanti gli stessi esercizi in aula, gli stessi esercizi in laboratorio, speriamo un pochino, no, di avervi già abituati a ragionare sui vari, sulle varie rappresentazioni dello stesso processo in modo coerente, no? In modo da mantenere la coerenza. Però appunto l'ultima settimana di fatto è dedicata soprattutto a questo, non tanto al singolo dettaglio del modello di processo, ma a vedere un po' insieme un esercizio o due e quali sono gli aspetti, diciamo così, che dovete controllare, no? In termini di coerenza. Dopodiché quello che segue, voi sapete bene, sono le prove d'esame che per noi nella sessione prossima sono state fissate al 6 febbraio e al 27 febbraio. Ho visto che qualcuno ha già cominciato a iscriversi, va bene. Noi abbiamo delle aule assegnate. Ci sono, ve lo dico solo non perché non sappiate leggere, ma per metterci d'accordo sull'organizzazione dell'esame. Noi organizzeremo l'esame tenendo conto del numero di persone prenotate su tutti e due i corsi e poi valutiamo quali aule usare tra quelle che ci hanno assegnato in funzione di quante persone sono state assegnate. Quindi io sul mio corso ho l'aula 10A e l'aula 7T, Marco Torchiano sul suo corso avrà altre due aule che gli sono state assegnate, ma aspettatevi il giorno prima, perché le scadenze, l'appello è il 6. Le prenotazioni le potete fare fino al 4, quindi di fatto il 5 febbraio noi andiamo a vedere, a contare quanti sono iscritti nell'insieme dei due corsi e decidere quante aule e quali aule usare. Ok? Quindi il giorno prima vi manderemo un messaggio, ovviamente oltre a pubblicarlo sui siti, il mio e di Marco, con la suddivisione in aule. Quindi, se la domanda è ma in che aula devo andare tra quelle lì, beh, magari neanche tra quelle lì, magari un'altra ancora, vi diremo il giorno prima a iscrizioni chiuse. Ok? Nulla di particolare, ma compito ovviamente solamente scritto su carta, anche se in realtà ci siamo esercitati in laboratorio, ma la logistica del fare l'esame in laboratorio sarebbe troppo complessa con questi numeri, per cui siamo costretti a obbligarvi a fare su carta ciò che finora abbiamo fatto a calcolatore. Ecco, l'altro dettaglio sul fare su carta rispetto a calcolatore, beh, noi abbiamo lavorato molto nel corso, no, sulla realizzazione di diagrammi, no? Disegni, tutto sommato relativamente semplici dal punto di vista grafico, no? Quindi mi raccomando, nella scrittura su carta di mantenere lo stesso formalismo. Ok, quindi se una cosa sta dentro un rettangolo non, si vede, non mettetela dentro un cerchio perché altrimenti cambia significato. Ma non perdetevi negli orpelli. No? Io so che l'anno scorso ho dovuto dire a più di una persona quando facevano i mock-up e quindi disegni diciamo così, il frame della figura del browser, che non era necessario mettere la freccia avanti e indietro, l'icona, la barra degli indirizzi, eccetera, eccetera, così come ti fa
balsamic, perché su carta va bene anche solo un rettangolo che mi faccia capire che quella è la finestra del browser e fammi vedere cosa c'è dentro, quindi non perdete tempo a fare abbellimenti senza impatto, diciamo così, sul contenuto. Ma sulla forma dell'esame spenderemo più tempo la settimana prossima, ve lo so già fin d'ora mettervi questo warning sulla disposizione in aula. Ok, cosa facciamo in questi giorni? Beh, oggi è ancora dedicato ai KPI, quindi facciamo un esercizio insieme in aula che sarà, diciamo così, propedeutico a quello che farete in laboratorio nelle ore successive, di applicazione della teoria dei KPI a qualche esempio concreto. E ovviamente in aula portiamo avanti il solito esercizio nostro, che è quello dei quiz, no? Con cui abbiamo sempre lavorato, in cui il docente prepara i quiz, lo studente lo risolve, eccetera. Di questo abbiamo tutto, no? Abbiamo fatto il modello di processo, abbiamo fatto i casi d'uso, abbiamo fatto qualche mock-up, ci manca l'ultimo capitolo, che è quello dei KPI. Allora, come possiamo aiutarci? Quale processo possiamo seguire per realizzare questi KPI? Beh, un modo è quello di riassumere KPI che andiamo a identificare in uno schema, diciamo, standard, o che perlomeno ci permetta di non dimenticare degli aspetti essenziali. Era quello che avevo fatto vedere negli ultimi 10 minuti o 5 del, quando era 18 dicembre, quindi vale la pena di riprenderlo. Un file Excel che troverete linkato nell'esercitazione di oggi di laboratorio, ci sarà il link da cui potervi scaricare questo file vuoto, quindi non dovete necessariamente ricostruirvelo, in cui sono state definite delle colonne, adesso questo è un Excel, sono state definite delle colonne che riassumono, diciamo così, il succo, no, le informazioni essenziali che sono necessarie per poter definire compiutamente un KPI, un indicatore di processo. Compiutamente, cioè senza dimenticare dei pezzi, senza lasciarlo ambiguo, senza aver tralasciato, ad esempio, il metodo di calcolo o altro. Questo, allora, nella definizione dei KPI ovviamente facciamo riferimento, fatemi andare a riprendere le slide che abbiamo usato, avanti, 2, eccolo qua. Dai via, eccolo qua. Di fatto sono due punti che ci guidano nella progettazione di questi KPI. Questa pagina, questo schema, che è generale, si può applicare praticamente a qualunque tipo di processo. Ovviamente in alcuni processi avranno più senso, saranno più importanti alcune parti, in altri processi saranno più importanti altre parti, però ci dà grosso modo la vista d'insieme sull'universo, no, dei possibili indicatori che possiamo definire, che è un po' stata la guida, no? In base alla quale abbiamo anche ragionato su quali potessero essere i vari KPI, e su cui praticamente le 40 slide successive vanno a sviluppare dettagli. Questo, no? Come quadro generale, che tipo di KPI possiamo definire? E l'altro, se vogliamo, schema che ci può servire è questo. Cioè, quali sono i passi logici per la definizione dei KPI stessi? E come vedete, il primo punto è uno schema logico, questo essenzialmente, no? Ragionare in quest'ordine. Il primo punto è partire dai processi. KPI, sembra ovvio, sembra banale quasi dirlo, sono indicatori di processo. Quindi sono relativi a un ben preciso, al funzionamento di un ben preciso processo.
Quindi nel nostro caso dei quiz avevamo essenzialmente due processi, cioè quello del docente e quello dello studente. I KPI per l'uno e i KPI per l'altro saranno completamente diversi e vanno ragionati in modo diverso. Ok? Dopodiché, per ciascun processo, definisco quali sono gli indicatori, prima a parole, decido quali sono gli indicatori che mi interessano, quali sono le cose che voglio osservare meglio, e dopo decido come calcolarli. Come calcolarli ha una componente di calcolo e una componente, quindi quali valori, come li aggrego, come li confronto, e una componente di raccolta dati. Ok, va bene, ho la formuletta, ma i numeri da mettere dentro quella formuletta chi me li dà? Quindi il passo 3 è di fatto riassunto, facilitato da questa tabella. Quindi dal punto di vista pratico sono i primi tre passi quelli su cui ci concentriamo, che ci portano a costruire questa tabella. Allora, proviamo a pensare dal punto di vista, no, i due processi, dicevamo, del nostro sistema informativo per la gestione dei quiz sono quello del docente e quello dello studente, anche se in questo activity diagram in realtà sono mescolati, ma sono due punti di vista diversi. Partiamo magari da quello del docente e chiediamoci, per il processo o i processi, dipende da come abbiamo fatto i diagrammi di attività, per il processo o i processi che coinvolgono il docente. Può essere il processo se abbiamo fatto un diagramma di attività solo, oppure due processi che potrebbero essere quello di preparazione del compito e quello di valutazione del compito. Per questo o questi processi, a seconda di come abbiamo fatto, in questo diagramma è uno solo, quindi parlo a singolare. Quali sono gli indicatori più importanti che mi dicono qual è il buon esito dello svolgimento di questo processo? Nei compiti d'esame avete domande diverse che possono comparire nei vari appelli, ma di sicuro la domanda sui KPI deve esserci o può esserci solamente quando c'è una domanda sul modello di processo. Perché vi siete voi progettati i processi e decidete voi quali sono gli indicatori da misurare su quei processi. Non può essere fatto in astratto, può essere fatto relativamente a quel processo dal punto di vista di qualche, diciamo, di stakeholder interessato. Ricordiamoci che i KPI fanno parte dei sistemi operativi gestionali, di management. Quindi chi è interessato a vedere quei numeri sono gli stakeholder che in qualche modo devono monitorare l'andamento dei processi stessi. Quindi è ancora più difficile questo, se vogliamo dare una risposta, una soluzione a questo tipo di esercizio, sia perché c'è la variabilità ovviamente che ciascuno ci mette nel fare le scelte, sia perché quali scelte abbiano senso o meno dipendono dai processi che avete disegnato nell'esercizio precedente, non nel punto precedente. Quindi adesso qua lo sviluppiamo seguendo quello che ho fatto io, però vale il doppio, il solito ragionamento. Attenzione che quello che fate voi magari è ugualmente giusto, ma semplicemente siete partiti da un punto di vista diverso. Allora, il docente. Il docente che cosa fa qua? Prepara le domande e sviluppa i compiti. E poi li va in una prima fase, dopodiché valuta i voti correggendo o definendo i coefficienti, detto in poche parole. Allora, tornando al nostro schema iniziale, di cui ovviamente non mi sono messo in memoria la pagina in cui si trovava, quindi la devo ricercare. Eccolo qua. Dal punto di vista del docente, quali sono gli indicatori che possiamo definire? Adesso cerchiamo in questo esercizio di andare un po' a tappeto, di ragionare su tutti. Poi all'esame
per ragioni di tempo vi chiederemo di proporci tre indicatori, i più significativi dal vostro punto di vista, secondo voi. Allora, per il processo che coinvolge il docente, quali sono gli indicatori generali? Gli indicatori generali di per sé tendono a essere indicatori che non sono necessariamente buoni o cattivi, non è che sono valori che tendo a massimizzare o tendo a minimizzare, perché di solito sono valori che sono determinati dal contesto. Il volume di input, quanti sono gli appelli che devo gestire, non lo decido io. Non è una variabile che posso aumentare o diminuire in funzione del processo. Gli appelli sono 4 all'anno, quelli devono essere, né più né meno. Quindi però è un indicatore di contesto, definito dal contesto in cui il processo deve lavorare. In un'altra università in cui gli appelli siano di più o di meno avrà un valore diverso. Ma comunque né il docente, l'attore, né il processo, cioè lo svolgimento dell'attività, può cambiare questo numero. Oppure, se come volume di input intendiamo, chiedo scusa, oggi sarà così, intendiamo il numero di esami svolti, il numero di studenti che si sono iscritti. Questo vale più per la fase di valutazione che non per la fase di preparazione delle domande, perché io quando preparo le domande che ci siano 3 studenti o ce ne siano 300 non cambia nulla. Anche quello è un valore che non è determinato dal processo, o determinabile dal processo. Quindi in questo caso quello che possiamo definire come KPI generali, no? Partiamo dai volumi di ingresso e di uscita, sono il numero di che cosa? Di appelli e di studenti. Sono le due quantità che vengono gestite. Se vogliamo, se abbiamo interesse, anche il numero di domande. Però attenzione, applichiamo sempre un po' di giudizio in queste scelte, perché altrimenti andremo a definire anche il numero di studenti che si sono tagliati i capelli nella settimana scorsa, oppure altre cose. KPI sono process indicators, sì, ma sono key process indicators, la K davanti, non gli abbiamo ancora dato troppa attenzione, ma sono indicatori chiave, quelli più importanti. Non andiamo a misurare tutto perché ci piace misurare tutto, perché siamo dei fanatici. Misuriamo le cose che riteniamo siano importanti, chiave, dei fattori chiave per valutare l'andamento del processo. Quindi, ad esempio, il numero di domande svolte potrebbe essere un indicatore meno importante, come indicatore generale. Risorse umane, risorse materiali, risorse di magazzino e altri tipi di risorse, di fatto in questo processo non ne abbiamo. O meglio, poi abbiamo proprio solo le risorse umane, che è il tempo del docente e il tempo degli studenti nello svolgere l'esame. In realtà stiamo parlando del processo docente, quindi il tempo degli studenti non lo vediamo adesso, lo vediamo dopo. E quindi, dati questi indicatori generali, che possiamo cominciare a indicare qui, nome e simbolo è, allora, il primo indicatore abbiamo detto che è il numero di appelli, no? Che è di tipo generale. Poi decidiamo come calcolarlo. Ma prima di vedere la formula io mi chiedo, chi me lo dà questo valore? Da dove prendo i dati per calcolarlo? Il processo che ho disegnato finora mi permette di avere questo indicatore? O devo prevedere una raccolta di dati aggiuntiva esterna, parallela, o complicare il processo per poter raccogliere quell'informazione? Beh, nel mio caso per questo indicatore è facile, perché io ho
un'attività ben precisa in cui il docente definisce la data di un compito. A me basta contare quante volte il docente apre, definisce una nuova data di un compito. Pubblica l'appello. A questo punto, una volta che la data del compito è definita, il compito si farà in quella data. Perché uno potrebbe pensare di andare a intercettare questo momento in cui ho pubblicato l'appello, oppure andare a intercettare il momento in cui il compito avviene. Quando il token passa di lì, incremento un contatore. In questo processo non ci sono scappatoie. Una volta che la data è pubblicata, poi l'esame si deve fare. In altri casi uno potrebbe dire, ma magari pubblichiamo delle date, poi magari solo alcuni esami vengono fatti, altri vengono annullati, e allora sarebbe diverso andare a calcolare il numero di appelli pubblicati rispetto al numero di appelli effettuati. In questo caso no, cioè il processo non prevede che un appello una volta pubblicato possa essere cancellato o modificato. Si svolge comunque anche con zero studenti presenti, questo abbiamo deciso. Forse non ce ne rendevamo conto quando abbiamo disegnato questo, ma questa è una conseguenza. Quindi la fonte è il processo. Anzi, in particolare l'activity che si chiama definisce la data di un compito. Qui abbrevio un pochino. Da lì è lì il punto in cui posso andare a misurare questi dati. Allora, il metodo di calcolo è, lo descrivo a parole e poi lo descrivo in formule, il metodo sarà numero di appelli che vengono pubblicati. Questo è facile perché siamo nel caso generale, quindi il calcolo è la somma degli appelli pubblicati e qui attenzione sempre, quando aggreghiamo un valore dobbiamo sempre specificare quali sono i criteri o il dominio di aggregazione. E i domini di aggregazione sono quello, se vogliamo, spaziale e quello temporale. Gli appelli pubblicati dal punto di vista spaziale, da quali docenti? Uno solo o tutti? E il dominio temporale è tutti gli appelli pubblicati da quando il sistema è stato installato, nell'ultimo anno, nell'ultimo mese? Perché io ho delle misure che prendo man mano che i token viaggiano. Poi i token sono relativi a utenti diversi, e quindi mi devo chiedere a quale gruppo di utenti vado ad osservare il token, o a contarlo in questo caso, e poi per quanto tempo, qual è l'intervallo di osservazione. A me serve un indicatore, un numero. Quindi in questo caso ha senso contare il numero di appelli pubblicati per tutti i docenti che usano il sistema, ovviamente. E osservarli nell'arco di tempo di un anno accademico. Quindi la somma, più che somma, scusate, forse è meglio scrivere conteggio, perché non abbiamo dei valori da sommare. Conta gli appelli pubblicati da tutti i docenti nell'ultimo anno accademico completo. Io ho messo completo per dire adesso che siamo
A gennaio, non vado a prendere da gennaio 2014 a gennaio 2015, prendendo un pezzo del secondo semestre dell'anno scorso e un pezzo del primo semestre di quest'anno. Questo indicatore lo calcolerò a fine settembre, quando finisce un anno accademico e inizia quello successivo. Questo è un numero che cambia una volta all'anno, il primo ottobre, diciamo così. O giù di lì, quando finiscono le sessioni d'esame e prima che inizino le lezioni dei nuovi corsi. E quindi per vedere se questo indicatore migliora, peggiora, devo aspettare un anno. Che per questi fenomeni che hanno appunto la periodicità annuale ha senso. Non avrebbe senso dire nell'ultimo mese, perché poi magari c'è quello lì che si preoccupa perché dice, ma caspita, in questo mese ci sono stati zero appelli, c'è qualcosa che non funziona, poi va a vedere ad agosto, perché non erano previsti appelli, o gennaio, ci sono lezioni, non ci sono ancora gli appelli. Quindi l'intervallo di tempo in cui osserviamo una quantità dipende ovviamente dalla natura del processo. Se è un processo produttivo in cui devo sfornare tot viti al giorno, allora ha senso andare a vedere nel giorno. Poi magari fare la media settimanale, mensile, eccetera, ma il dato lo prendo sul giorno. In questo caso, diciamo, l'intervallo di tempo di osservazione ha più senso che sia l'anno, una cosa di cui ce ne sono 4 all'anno. Quando diciamo interpretazione, la colonna di interpretazione ci chiede, una volta che ho il numero, come lo leggo? Cioè, se è maggiore di 8 devo preoccuparmi, se è minore di 21 devo far festa, più grande è meglio è, più piccolo è meglio è, più vicino a 1 è meglio è. La chiave di lettura del numero. Beh, in questo caso, chiaramente per gli indicatori di tipo generale, ha poco senso chiedere che siano, voglio che siano più grandi o voglio che siano più piccoli, perché non dipende da me. Quindi in questo caso è una costante che in realtà dipende, da cosa dipende? Se avessimo questo sistema al Politecnico, quanto vale questa costante? Nell'ultimo anno accademico concluso, quindi 2013-2014, vale 4 questo indicatore? Supponendo ovviamente che un sistema di questo genere fosse stato messo in campo e utilizzato. Non vale, varrebbe 4 se solo un docente avesse utilizzato il sistema. Se due docenti hanno utilizzato il sistema per l'anno accademico scorso, dovrebbe valere 8. No? E così via. E più che docenti, dovrebbe parlare di corsi. Numero di corsi che dipende dal numero di corsi che utilizzano questo sistema. Il sistema. Ecco, mi ero perso due colonne, scusate, le riprendo dopo. Scala e unità sono le cose più semplici. La scala sono la scala di misura, ricordate le 5 scale che avevamo definito: nominale, ordinale, scala dei rapporti, scala intervallo, grazie, scala assoluta. In questo caso è un conteggio, quindi siamo sulla scala assoluta. L'unità di misura è un numero. Quindi è un numero, non ha un'unità di misura.
Avevo, come dicevo, mi sono mangiato le due colonne a sinistra, per cui infatti non mi ritrovavo. Quello che avevo cercato di fare entrare in questa colonna in realtà ha spazio per entrare nelle due colonne precedenti. In generale lo posso scrivere qua. E descrizione, appelli, lo posso scrivere qua. Qui posso dare un simbolo, un nome, una sigla all'indicatore. Quindi potrebbe essere NApp. Perché poi mi può far comodo nelle formule successive riusare questi simboli, queste variabili. Vabbè, e questo ragionamento molto simile lo posso fare per tutti gli indicatori di tipo generale di input o di output. Qui generale possiamo specificare ancora meglio, generale di input. La categoria mi dice dove mi vado a collocare su questa mappa, quale di queste voci vado a prendere. Vabbè, quindi lo posso fare anche per gli altri che potrebbero essere, che ne so, vabbè, per il numero di input e di output sono gli stessi, il numero di studenti ce l'avremo ma sullo studente, quindi non lo vediamo qua. Un indicatore di output visto dal docente potrebbe essere ad esempio il numero di voti assegnati. Numero totale di voti o perché che ha a che vedere con la parte finale del processo di valutazione, cioè quanti studenti poi hanno consegnato il compito. Ma tralasciamo, no, saltiamo questa parte di indicatori generali perché appunto sono tutti dello stesso tipo. Andiamo su quelli un pochino più interessanti. Interessanti perché sono composti, no? Per ragioni di tempo andiamo a scegliere. Allora, efficienza, qualità e servizio. Efficienza. Posso definire, è la domanda che mi devo fare perché non sempre ha senso definire un indicatore su un determinato processo. Posso definire degli indicatori di efficienza, ad esempio un costo unitario? Cos'è il costo unitario? Il costo unitario è un indicatore che mi dice il numero di risorse impiegate di vario tipo, ore uomo, euro, materiale, eccetera, rispetto all'output, ai volumi di output. A me l'unico costo che viene in mente è il costo delle risorse umane, cioè il tempo che ci mette il docente per preparare il compito. Allora, in quel caso però preferisco usare, visto che si parla del costo delle risorse umane, conviene più comodo esprimerlo in termini di produttività, che poi è l'inverso. Che è il numero di esami fatti rispetto all'unità di lavoro, rispetto al costo. Costo e produttività sono, costo unitario e produttività sono l'inverso l'uno dell'altro. È solo una questione di quale è più conveniente o più facile da leggere nei due casi. L'utilizzo delle risorse, se come risorse abbiamo parlato di risorse umane, sì, lo potrei anche misurare, ma non mi interessa, perché sarà presumibilmente talmente piccolo. Cioè, qual è la percentuale del tempo che durante l'anno il generico docente impiega a preparare le domande per il quiz? Beh, spero che sia bassa, perché se si mette il 20% del tempo della sua vita a preparare domande, c'è qualcosa che non funziona. Quindi non è un indicatore che mi interessa più di tanto.
Ok? Allora, mi può interessare invece un indicatore di costo o di produttività, diciamo di costo, se vogliamo. Cioè il tempo che ciascun docente spende, che un docente, non ciascun docente, spende per preparare un'unità di cosa? Di esame. Quindi, la descrizione, possiamo partire da qui, è il tempo speso da un docente per preparare un appello. Quindi questo è un indicatore, come dicevamo, di efficienza, costo. Costo unitario, dove il costo è relativo alla risorsa tempo, risorsa umana, docente. Allora qui, andiamo in fondo, come lo misuro questo tempo? Vado a vedere il processo, perché sennò è inutile che definisca questo indicatore se non lo so misurare. E potrei prendere la somma dei tempi che il docente spende in questa attività qui. Questa attività corrisponderà a una serie di casi d'uso, che abbiamo anche in parte visto, corrisponderà a una serie di videate, e nella mia applicazione dovrò mettere dei timer che vanno a contare quanto tempo il docente ha speso lì dentro. Se questi timer non ci sono, io quel dato me lo invento. Quindi può essere l'applicazione che va a misurare il tempo per cui il docente è stato in quell'attività. Poi vogliamo contare anche il tempo necessario a inserire l'elenco di studenti? Sì, no, decidiamolo, va bene. Però se si tratta magari di caricare solamente un file che ho scaricato dall'altra parte, così come inserimento della data di un compito, sì, a rigore fa parte anche di quel processo, però qua ci metto 20 secondi a scrivere una data e fare conferma. Quindi il grosso è qua. Posso scegliere, prendo tutte e due, prendo solo questo. Questo è un metodo, vado a strumentare il processo, cioè inserire nel processo degli strumenti, dei punti di misura. Prima abbiamo detto il conteggio, quante volte viene fatta questa attività. Qua invece è già una misura, non è solamente un conteggio, è il tempo che intercorre tra l'ingresso e l'uscita da questa attività. È un modo, strumento e sistema in modo da estrarre automaticamente queste misure. È affidabile questa misura? È robusta? La robustezza sarebbe il punto 4 della nostra checklist, non ci siamo ancora arrivati, ma conviene già su questo punto chiedercelo. No. Nel senso che questa misura sarà sicuramente errata per eccesso. Beh, sicuramente no, me lo rimangio. Tendenzialmente errata per eccesso. Perché per eccesso? Perché se io ho tenuto aperte quelle pagine web per 10 minuti, non è detto che in 10 minuti mi sia concentrato esclusivamente su quel lavoro. Magari è arrivata una telefonata, magari sono andato a prendermi un caffè. Quindi io misuro l'ingresso e l'uscita di un processo, ma non sono sicuro che la risorsa sia dedicata al 100% a quel processo durante quel lasso di tempo. Non si può, punto. Il tipo di misura che prendo, da quando ti apro quella pagina con l'elenco delle domande, a quando tu dici fine e hai finito quel lavoro, mi misura quello che ho detto,
Il tempo che passa tra una pagina web e un'altra pagina web non mi misura che cosa pensava o faceva la persona in quel lasso di tempo. Potrei andare a raffinarlo del tipo che se lui non ha fatto nessun click per 3 minuti, magari quei 3 minuti lì li dimentico. Ma invece magari stava pensando, si stava facendo i calcoli a mano per preparare la domanda, come faccio a saperlo? Mi viene in mente un aneddoto, ultimamente stanno erogando molti corsi per personale interno in modalità di learning, no? Ci sono dei filmati, delle slide che vengono preparate e poi il personale è tenuto a vederli, gli ultimi sull'anticorruzione, sono obblighi di legge, e che è necessario dimostrare che tutto il personale è stato formato. E per cui chi ha inteso letteralmente questo requisito ha detto, ma come faccio io a essere sicuro che una volta che la persona ha fatto partire il filmato lo stia effettivamente ascoltando e non vada a far altro? Allora si sono inventate le cose più assurde, tipo ogni tanto si ferma e tu devi schiacciare un bottone per dimostrare che sei ancora lì o cose di questo genere, no? Però attenzione sempre a, avere il senso della misura, no? In questi sistemi di misura, sapere cosa sto effettivamente misurando e essere cosciente degli errori in cui puoi incorrere. Esistono modi alternativi di fare questa cosa? Di avere questo dato? Ma sì. Potrei mettere un uccellino sulle spalle del docente mentre realizza il compito e questo uccellino alla fine mi dice quanto tempo ci ha messo. Magari non lo faccio sistematicamente per tutti i docenti, per tutti i compiti. Lo posso fare a campione. E questo uccellino può essere effettivamente un osservatore esterno che va lì, si siede, cronometra, e comunque il fatto di essere osservato in qualche modo garantisce di più che il docente in quel periodo faccia quel lavoro lì e non divaghi troppo, e quindi mi dà una misura di qual è l'impegno effettivo. Oppure questo uccellino potrebbe essere l'autodichiarazione del docente, che alla fine dice... Ok, quanto ci hai messo, quanto ci metti in media a preparare un compito? Lui per sentirsi importante dirà sicuramente 18 ore. Quindi ci sono dei metodi anche fuori dal sistema per raccogliere questi dati, non necessariamente dentro il sistema, dentro il processo. Ogni metodo di misura può essere, non dico fuorviato, ingannato, perché a volte non si fa in cattiva fede, ma ha degli errori. Prima dicevo sicuramente il metodo legato, interno processo legato alla misurazione dei tempi, dicevo, era sicuramente errato per eccesso, in realtà, perché pensavo al fatto che una persona a metà potrebbe distrarsi e fare altre cose. In realtà c'è anche l'altro caso, quello in cui il docente magari se lo prepara con calma a casa su carta, quindi ci spende molto tempo fuori dal processo, poi arriva lì e solamente più di copiare domande, quindi fa molto più in fretta, su carta o su Word per dire. Poi fa solo più copia e incolla in fretta, rapidamente. Quindi è una misura, possiamo scegliere come prenderla, in qualunque modo scegliamo di prenderla, siamo coscienti che ci sono degli errori di misura. In questo caso, diciamo, preferibile ovviamente è di lavorare all'interno del processo, perché a questo punto è il sistema che da solo prende la misura e senza... è una misura più capillare e non ha costi aggiuntivi, perché comunque anche andare a chiedere ai docenti quanto tempo ci hai messo oppure mettere un osservatore a campione costa in termini organizzativi oltre che di tempo necessario per raccogliere i dati ed elaborarli. Quindi il fonte potrebbe essere misurazione del tempo speso nell'attività che si chiama
docente prepara domande e risposte. Quindi sempre all'interno del processo, scriviamolo. Allora, a questo punto, avendo deciso come misuriamo e che cosa vogliamo ottenere, definiamo i dettagli. No? Possiamo chiamarlo T domande, ad esempio, questo indicatore, tempo speso da un docente per fare un appello. Quindi il metodo, abbiamo detto, è valutazione dell'intervallo di tempo in cui il docente è nella funzionalità di editing domande e risposte. Il docente. Però il docente prepara tanti appelli e poi ci sono tanti docenti. Quello che sto cercando di fare ovviamente non è la misura di quanto quel docente ci ha messo nel preparare quell'appello. Quello è un punto di misura. L'indicatore deve darmi una visione riassuntiva di quanto vale, fatemi dire, in media, questo valore. E quindi come posso calcolarlo? Beh, potrei calcolare appunto il valore medio, indicativo, prendendo la somma totale di tutti i tempi spesi a fare quell'attività da parte di tutti i docenti in tutti gli appelli, nell'ultimo anno accademico completato, diviso il numero di appelli. Quindi se complessivamente quella funzionalità lì è stata attiva per 126 ore, ma ci sono stati 200 appelli, vorrà dire che sarà 0, qualcosa ore spese in media per docente per appello. E quello è il costo unitario. Il tempo speso unitariamente. Quindi il costo unitario ha sempre al denominatore un volume. Quindi è la somma del tempo di permanenza nell'activity per tutti, la somma va fatta per tutti i docenti, per tutti gli appelli nell'ultimo anno accademico completo. Quindi definisco una somma, definisco un conteggio, qualunque operatore aggregato devo sempre decidere, no? Ricordiamoci, lo spazio e il tempo, su quale bar insieme di dati sommo e per quale intervallo di tempo lo osservo, altrimenti è una somma che non è definita. Diviso NAP. Quindi per avere questo indicatore non mi serve che il sistema informativo mi tenga traccia di tu quanto ci hai messo, l'altro docente quanto ci ha messo, eccetera, eccetera, dividendo appello per appello, docente per docente. Mi basta un numero unico a fine anno da dividere per il numero totale di appelli. Quindi è anche più facile per il sistema informativo. E poi il docente che si fa aiutare dall'amico va bene lo stesso, perché tanto a me interessa l'efficienza complessiva, non la differenza tra docente e docente. L'interpretazione, allora questo numero, come deve essere? Beh, più è basso, meglio è. È un costo unitario, tendenzialmente i costi li vogliamo bassi.
Quindi il più basso possibile. E dal punto di vista della misura, che cos'è questo numero? È una somma di intervalli di tempo, quindi è una quantità di tipo ratio, tipo rapporto. Cosa distingueva l'intervallo dal rapporto, se vi ricordate, è avere uno zero significativo soprattutto. Ha un significato particolare dire che la somma dei tempi è zero? Sì. Non è uno zero attribuito a caso o in modo convenzionale, lo zero ha un significato. Quindi siamo in una scala di tipo rapporti. Non è una scala assoluta perché non sto contando degli oggetti o delle entità, sto misurando un tempo, lo posso fare in minuti, secondi, quindi il valore numerico non è assolutamente determinato, ma è dipendente dall'unità di misura che possiamo indicare magari in minuti. Secondi mi sembra una pignoleria eccessiva, le ore forse una granularità un po' troppo grezza. Quindi quello mi dà un valore in minuti che dal punto di vista delle prestazioni del processo deve essere il più basso possibile. Quindi so dove andare a prendere i dati, una volta che ho quei dati so come aggregarli, quindi metto dei timer dentro quel processo, li sommo in quel modo e una volta alla fine dell'anno, dopo che li ho sommati tutti, faccio quella divisione e mi dà l'indicatore. Quest'anno i miei docenti sono stati più efficienti o meno dell'anno scorso nel preparare i propri compiti. Hanno impiegato più o meno tempo. Al netto ovviamente dell'errore di misura, sappiamo che c'è quello che si è distratto, sappiamo che quello invece ha fatto del lavoro offline e non lo andiamo a misurare in questo caso. Questo è un esempio di un indicatore appunto di efficienza. Poi man mano che scendiamo, proviamo appunto a campionare un po' i vari tipi di indicatori, le cose diventano un po' più arbitrarie, si apre un pochino di più la cosa. Qualità. Allora, conformità, affidabilità e soddisfazione del cliente. Qui stiamo pensando al processo nel quale il docente prepara e corregge i compiti. La conformità è il rispetto di determinati criteri nell'output prodotto. No, gli ordini perfetti, il numero di output che sono stati prodotti perfettamente. L'output è l'esame erogato. Ha senso qua parlare di conformità? Quando è che un appello potrebbe essere non conforme? Esiste questa nozione? Diciamo così, con molta elasticità potrei pensare al numero di appelli che vengono effettivamente svolti, che per cui per qualche disguido non vengono, non sono previsti dal processo, però può sempre capitare che alla data dell'appello, sai, io ho pubblicato l'esame, poi mi dimentico di preparare domande, alla data dell'appello arrivano gli studenti, aprono il sito e non ci sono domande. Quello è chiaramente un esame non conforme, non soddisfa dei criteri di conformità. Quindi noi potremmo definire che un appello è conforme, cioè l'output è conforme, se contiene le domande, che devono, domande, tutte le informazioni necessarie, le domande, le risposte, i pesi, eccetera. Ci si aspetta ovviamente che la percentuale di conformità sia del 100% per questo processo.
cioè deve essere successo qualcosa di grave proprio per arrivare all'esame e non trovi le domande. Spero non vi sia mai successo di non trovare domande, non trovare il professore, non trovare... Però è un indicatore che possiamo misurare. Quante volte è successo? In realtà avremmo bisogno di definire meglio la conformità. Un compito con una domanda sola è conforme? Un compito con 600 domande è conforme? So che qualche collega magari potrebbe anche farlo. Ha senso definire un range di conformità dei compiti per cui decidiamo che i compiti gestiti da questo sistema devono avere, non so, tra 8 e 20 domande? Definirlo a priori? Oppure è il docente che dice, no, guarda, questa materia qui è di un certo tipo, per cui una domanda sola è di quella che ti spaccano, ci metti 2 ore a fare i conti, e quindi mi basta una domanda. Poi magari gli studenti si arrabbiano perché prendono o 0 o 30, avendo una domanda sola e la risposta chiusa. Quindi o becchi quella giusta, oppure sei bocciato. Ma quello è un altro discorso. Non c'entra col nostro processo di valutazione. Quindi, in qualche modo, per poter definire un indicatore di conformità, dobbiamo chiederci chi definisce le regole di conformità. È il singolo docente che per il suo esame dice va bene così, a me basta una domanda, ne bastano due, allora poi il sistema può controllare che effettivamente ci sia almeno una domanda o ci sia esattamente una domanda. Oppure è qualcuno al di sopra, che ne so, il senato accademico che decide che in tutti gli esami, così come la durata dell'esame, è un parametro che viene imposto, nel senso che il fatto che gli esami durino praticamente tutti 2 ore, salvo rare eccezioni, non è perché tutti ci siamo svegliati al mattino e abbiamo detto che bello 2 ore è la durata perfetta, è quello che ci viene assegnato per svolgere gli esami. Uno slot di 2 ore e mezza in cui, tenendo conto dell'entrata e dell'uscita delle persone, hai 2 ore di tempo per svolgere l'esame, o meno. Se uno vuole fare l'esame di 6 ore, dico no, caro. O convinci gli studenti ad andare a farlo in cortile, ma io le aule non te le do e quindi quell'esame non lo fai. Quindi in questo caso sono criteri di conformità sulla durata che sono stati imposti dall'alto, non necessariamente decisi dal docente. Quindi questo è un aspetto che non avevamo considerato ancora. Noi possiamo definirlo dicendo un aspetto di qualità, conformità, potrebbe essere il numero di appelli contenenti il numero adeguato di domande, adeguato, conforme, secondo quello è stato definito. Al momento, col processo che abbiamo, con i casi d'uso che abbiamo, col modello concettuale che abbiamo, non possiamo fare altro che pensare che questo criterio di conformità, di adeguatezza sul numero di domande sia fisso, imposto dall'alto, uguale per tutti. Se volessimo pensare che invece questo numero viene definito dal docente materia per materia, dovremmo andare a mettere le mani su molte cose, a partire dal diagramma delle classi, in cui quando definisco un nuovo compito devo dire di che materia è, di questa materia sarà specificato il numero minimo e il numero massimo di domande. E poi ci saranno ovviamente dei processi in cui definisco le nuove materie, dei casi d'uso in cui posso impostare questi numeri, cancellarli, modificarli, eccetera, eccetera. Non è impossibile. Però quello che dobbiamo cercare di fare noi è, come sempre, una soluzione coerente.
Quindi evitare di definire un KPI, un indicatore, che sarebbe perfettamente misurabile su un modello concettuale o su un modello di processo, che però è diverso da quello che ho fatto. Allora, in questo caso mi accontento, vabbè, quello è il processo, quello è il modello concettuale, non li tocco più, mi accontento di avere questi criteri definiti, una volta per tutte. Quindi, il metodo qual è di calcolo di questo? Vado a vedere, abbiamo detto, quando è che scopro che un compito non è conforme? Nel giorno dell'esame. Quando si apre l'esame, perché fino alla notte prima il docente può ancora aggiungere domande, modificarle, ma nel momento in cui si apre l'esame devono esserci le domande. Quindi il metodo di calcolo è all'apertura, al giorno di apertura dell'appello, verificare che il numero di domande presenti sia compreso nel range predefinito da qualcun altro al di fuori del mio processo. Questo è il criterio a parole in cui lo vado a misurare. E questa informazione dove ce l'ho? Dov'è che ho questa informazione? Ebbene, nella combinazione tra processo e modello concettuale. Perché il processo mi dice quando misurarlo, è il giorno dell'appello, e il modello concettuale mi dice quante domande ci sono. Interrogo il database e mi dice quante domande ci sono. Quindi la fonte è il processo, che mi dice quando, più il modello concettuale, le classi, che mi dicono quante domande. Lo posso avere questo dato? Sì. Il processo sa quando è che l'appello si apre e in quell'istante può andare a interrogare il modello concettuale dicendo: per questo appello qua che si sta aprendo adesso, questo token qui, quante sono le domande? Vado a contare questa relazione qua, di cui è composto il compito, quindi la cardinalità della relazione composto da compito verso domande. Non mi interessa tanto quante domande ha, ma il fatto che questo numero di domande sia compreso in un certo intervallo che qualcuno ha fissato. Quindi come lo calcolo? Beh, il calcolo di base che dovrò fare è prendere il conteggio di quanti appelli hanno il numero di domande, l'istante in cui viene calcolato, compreso tra il minimo e il massimo. Quindi il conto degli appelli per cui usiamo i nomi, il compito sia composto da un certo numero di domande, il compito è composto da un numero di domande maggiore o uguale al minimo, a un certo minimo, e minore o uguale a un certo massimo, virgola, nell'ultimo anno accademico completo, e questo conteggio lo rapporto sempre al numero di appelli. Quindi prendo un appello, nel momento in cui scade, cioè nel momento in cui si apre la possibilità di fare il compito, faccio quel conto. È composto dal numero di domande maggiore del minimo o minore del massimo? Sì, no. Se sì, lo conto, se no, non lo conto.
Quindi se sì, aggiungo uno, se no, non aggiungo niente. Alla fine dell'anno, se tutti gli appelli erano conformi, il numeratore di quella frazione, cioè il conteggio di tutti gli appelli, è uguale al numero di appelli totali, quindi la frazione fa 1. Se invece ci sono stati alcuni appelli, anche solo uno, in cui il numero di domande alla fine, al momento dell'erogazione del compito, non era corretto, non era nel range corretto, allora non ho contato alcuno di questi, questa frazione sarà minore di 1. Quindi è un numero sempre compreso tra 0 e 1, possibilmente vicino a 1. L'interpretazione deve essere 1. Deve valere 1. 1.0. Se non è 1.0, va male. Allora, non è il tipo di indicatore in cui dico, beh, quest'anno ho 0.8, ma l'anno scorso era 0.7 e sto migliorando. Se ho anche 0.995, mi chiedo, ma chi è stato? E lo vado a pescare. E qui deve essere 1. Che scala ha questo? Allora, il valore misurato che cos'è? Anche qua è un valore di tipo rapporto. È un numero che ha senso confrontare con uno 0, anzi lo 0 ha un significato ben preciso, cioè disastro totale. È un numero reale. Quindi non siamo sicuramente nelle scale numerate, quella ordinale o nominale. Quindi siamo nella scala ratio, sì, se non avessimo diviso saremmo anche nella scala assoluta. Però visto che abbiamo diviso, volevamo un indicatore, che di fatto è un indicatore percentuale, un rapporto. Poi chiamatelo 1, chiamatelo 100%, è la stessa cosa, no? È un numero assoluto, ma che indica un rapporto tra 0 e 1, una frazione. Ecco, se decidessimo degli altri indicatori, ad esempio di affidabilità, sarebbero molto simili. Mi chiedo, l'affidabilità rispetto alla conformità, se vogliamo un gradino più complesso, la conformità mi dice è come deve essere adesso. L'affidabilità mi dice è come deve essere adesso e deve esserlo per un certo intervallo di tempo, finché in garanzia non si deve rompere. Quindi devo andare a osservare non solamente in un certo istante all'output la conformità del mio output stesso, ma osservare che il suo funzionamento venga mantenuto nel tempo. In questo caso, visto che l'esame mi è erogato solamente in quell'istante di tempo, il giorno dopo non mi interessa più. Quindi se viene erogato bene, se no fa lo stesso. Non ho qua un concetto di affidabilità perché non è un servizio, no, che prosegue nel tempo. Il concetto di affidabilità ce l'avrei sul sistema informativo stesso, cioè che il docente quando si collega possa usarlo, ma non c'entra col processo di preparare domande. E di qua non mi viene nulla che abbia senso. Mentre invece, ad esempio, per quanto riguarda la customer satisfaction, è un esempio in cui fatico molto a vedere una misura interna al processo. Mentre abbiamo sempre fatto il tentativo di accrescere il processo, far sì che il sistema informativo misurasse da solo le quantità che mi servono, sulla customer satisfaction
che faccio? Aggiungo una pagina in cui l'utente, il professore, quando ha finito l'esame, dice mi sono trovato bene, male, benino, malissimo. Oppure faccio un'indagine a fine anno, una volta sola, c'è chi chiede, le do ogni appello. O faccio le interviste campione. Ma sono tutte attività o gestite dal sistema informativo o gestite al di fuori, che sono fuori dal processo. Cioè non c'è un punto di quel processo in cui è naturale raccogliere quel dato, quell'informazione. È un di più che posso decidere di fare. Quindi quasi tutte le raccolte di questo genere, dove c'è un'opinione di mezzo, sono quasi sempre raccolte dati che o sono fuori dal processo, avvengono per altra via, faccio un sondaggio, faccio l'intervista a campione, oppure richiedono dei processi aggiuntivi o anche solo delle activity aggiuntive dentro il processo ad hoc, aggiunte solo allo scopo di raccogliere quel dato. È inutile dire che le cose aggiuntive messe ad hoc sono quelle che sono più sporche, ottengono la misura più sporca. Perché un conto è se sto misurando un tempo o il numero di volte che attivi una certa funzione, ma tu lo stai facendo perché vuoi usare quella funzione. Non sai neanche, non ti interessa neanche se viene contato il numero di volte che la fai, perché il tuo focus, la tua attenzione è sullo svolgere quella funzionalità. Quindi quella misura, tutto sommato, non è inquinata da malafede. Ma se invece devo andare lì, apposta, aprire quella pagina, apposta per fornire delle valutazioni, non c'ho voglia di farlo e mi viene voglia di rispondere a dati a caso. Quindi sono sempre dei dati da prendere estremamente con le molle. Ah, ho fatto lo studio degli utenti, una campagna telefonica per conoscere la soddisfazione degli utenti. Sì, scrivi un numero, ma poi qual sia l'affidabilità di quel numero, visto il mezzo con cui l'hai ottenuto, magari, però vabbè, il problema dell'affidabilità se lo pongano i manager che leggono il numero. Il nostro problema è come ottenerlo, e questo era per dirvi che quasi sempre questa attività qua di customer satisfaction non potrò dire che la fonte è il processo stesso, raccolto dentro il processo, ma dovrò scrivere interviste esterne, indagini o quello che voglio, oppure potrò scrivere activity nuova, aggiuntiva, o un processo nuovo. Mentre tutto il resto cercheremo sempre di farlo raccogliere dal processo stesso, sulla customer satisfaction di solito non si riesce. Sugli indicatori di servizio spendiamo ancora un po' di tempo domani, ma come definiscono qua, sono essenzialmente una questione di misurare intervalli di tempo. Quindi dal punto di vista della definizione del KPI è molto simile al lavoro che abbiamo fatto sulla produttività. Decidiamo da quando a quando misurare quel valore, ammesso che abbia senso, più che altro dobbiamo ragionare su quali abbiano senso nel nostro caso. Ok? Questi sono tre esempi che abbiamo fatto insieme. Adesso in laboratorio avrete altri esercizi su cui provare a esercitarvi. E domani poi chiudiamo questo argomento.